Venne via Crucis questa mattina al cimitero di Torre del Greco. Un momento di preghiera e di raccoglimento che apre la Settimana Santa in vista della Pasqua. Un'iniziativa promossa dalle comunità parrocchiali del XIII decanato. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, Giovanna, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Canti e preghiere per ricordare i propri defunti. Insieme ai parroci, tanti fedeli che hanno partecipato percorrendo i viali del cimitero. Pietà di me. Don Giosuè, si apre la Settimana Santa qui al cimitero di Torre del Greco con una solenne Via Crucis, un momento di preghiera e di raccoglimento con i nostri cari defunti. Abbiamo accompagnato il Signore sulla Via della Croce e facendo memoria anche di tanti che oggi portano la croce, anche in questo luogo santo, tante mamme che portano la croce del dolore. Ma abbiamo annunciato la speranza cristiana che ci fa vedere sempre il sole che brilla al di là delle nuvole. Passerà anche la nuvola del dolore e la Pasqua farà splendere la luce di Cristo risorto. Abbiamo fatto memoria anche di tanti che si fanno cirenei dei fratelli, aiutando a portare la croce della vita. E abbiamo fatto anche memoria del Mediterraneo che è diventato un cimitero a cielo aperto e memoria di tanti che non possono piangere gli affetti neppure su una tomba, su un luogo santo. La Settimana Santa ci prepara a vivere la Pasqua di Risurrezione con un momento di riflessione e di silenzio, compiendo un viaggio introspettivo che conduce alla speranza cristiana. Quali sono i sentimenti e lo stato d'animo che ci deve accompagnare in questa Settimana Santa in vista del triduo di preparazione poi alla Pasqua di Risurrezione? Dovrebbe essere innanzitutto un momento di grande riflessione, di raccoglimento. Ecco, come più di una volta durante la Via Crucis abbiamo annunciato il silenzio, devono avere una dimensione di silenzio che è molto difficile nella vita, nella cultura, nella quale noi siamo immersi, sempre bombardati da suoni, immagini, social. Ecco, fare digiuno anche in questi giorni, un pochino digiuno dai social, per fare un viaggio introspettivo dentro se stessi, dice Sant'Agostino, nell'interiore dell'uomo che abita la verità, cercare la verità di Gesù dentro se stessi e calandosi dentro se stessi puoi riemergere migliori. Ecco, vedo in giro spesso tanta cattiveria, anche tanta cattiveria talvolta gratuita, di persone arrabbiate con la vita. Gesù, la Pasqua, ci riconcilia con noi stessi, ci riconcilia con la vita, ci riconcilia con il Padre. Erano presenti anche il sindaco Giovanni Palumba e l'assessore con delega al cimitero Giuseppe Speranza. Dal Vangelo di Luca. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli». Un momento molto atteso dal clero e dai cittadini, perché era da anni che non si faceva e questo è il secondo anno che abbiamo ripreso la Via Crucis nei luoghi dell'Eterno Riposo. Molta partecipazione, contrariamente al tempo che imperversa e minaccia sia vento che pioggia. Devo dire che è toccante la Via Crucis all'interno dei viali del cimitero, perché si respira proprio quel momento, ecco, di sacralità. Siete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza. Un momento di preghiera in vista della Pasqua, il suo augurio alla comunità di Torre del Greco. Bene, un momento di preghiera in vista della Pasqua, ma soprattutto un momento di preghiera per la pace nel mondo, che pare nelle ultime settimane sia molto remota. Quindi noi preghiamo per tutti e soprattutto per i popoli che oggi stanno in un momento di tribolazione. Colgo l'occasione per augurare buona Pasqua, buona santa settimana a tutti quanti, alle vostre famiglie, ecco, anche a voi della redazione di TV City. Grazie.